Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione perché sono 4 i casi positivi registrati nella giornata odierna in Abruzzo, un aumento lieve rispetto a quelli più sostanziosi delle giornate scorse. Rimane invariato il numero delle vittime che restano 472. Avvio di settimana con 4 nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, di età compresa tra i 19 e gli 88 anni. Con questo aumento, piccolo rispetto ai giorni scorsi, diventano complessivamente 3.652 i casi positivi registrati nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. Resta invariato invece il numero di pazienti deceduti, ancora a quota 472. Nel numero di casi sono compresi anche 2.844 dimessi e guariti, un numero invariato rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.833 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 336, più 4 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 148.149 test. 34 pazienti, più 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 1, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 301, più 1 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 345 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 899 in provincia di Chieti, 1674 in provincia di Pescara, 701 in provincia di Teramo, 31 fuori regione e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Primo giorno di tamponi drive-in all'esterno dell'ospedale Bernabeo di Ortona per il controllo dei residenti della provincia di Chieti di rientro dalle vacanze. La maggior parte dei vacanzieri che si sono presentati rientrava dalla Croazia con un mezzo proprio. Sono circa 100 i tamponi drive-in eseguiti in mattinata dalla postazione mobile del 118 allestita all'ingresso dell'ospedale di Ortona. L'iniziativa mira a isolare tempestivamente eventuali casi di positività al coronavirus ed è rivolta a persone che rientrano da luoghi di vacanza, specie dai paesi a più elevato rischio di contagio. La maggior parte dei vacanzieri che si sono presentati rientrava dalla Croazia con mezzo proprio, solo qualcuno da Spagna e Grecia. In tanti si sono messi in fila all'esterno del Bernabeo per sottoporsi al test senza scendere dalla propria automobile. All'inizio si è creata un po' di attesa, poi il flusso è normalizzato senza più code. A tutti è stato spiegato che l'isolamento domiciliare va osservato fino alla notifica del risultato del tampone, comunicato tramite SMS ed email entro 36-48 ore. La postazione di Ortona, che esordiva oggi, resterà aperta per l'intera settimana a servizio di residenti e domiciliati nei comuni della provincia di Chieti. Importante che ci sia un'adesione ampia. In questa nuova fase dell'epidemia, fondamentale identificare prima possibile i positivi e tracciarne i contatti. Cronaca adesso: è stato ritrovato dopo quasi 48 ore di perlustrazioni del fondale il corpo del 39enne romeno disperso da sabato scorso dopo essere scomparso nelle acque del lago a Barrea. In base ad una prima ricostruzione, erano circa le 14 di sabato quando l'uomo, insieme ai suoi 2 figli minori, si trovava a bordo di un gommone per fare un giro sullo specchio lacustre. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe caduto, si sarebbe tuffato in acqua a diversi metri dalla riva, senza però più riemergere. Analoga sorte stava per avere uno dei suoi figli dell'età di circa 10 anni, tratto in salvo da un amico di famiglia che ha diramato l'allarme. L'altro bambino invece avrebbe assistito alla scena dal gommone. Sul posto si sono recate immediatamente alcune squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco dell'Aquila che hanno portato anche 2 imbarcazioni. Insieme a loro il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri della stazione di Villetta Barrea di Alfedena e il nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castel di Sangro agli ordini del capitano Fabio Castagna. Oltre ai sub, i vigili del fuoco erano presenti con un elicottero di squadre di terra e personale TAS, specialità quest'ultima
specializzata nella geolocalizzazione in ambienti ostili. Oggi la tragica scoperta, il magistrato di turno presso il Tribunale di Sulmona ha disposto la ricognizione cadaverica, per cui la salma trasferita all'ospedale di Castel di Sangro resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento adesso, perché a settembre riparte il mondo della scuola, uno dei mondi più complicati da far ricominciare. Noi siamo andati a vedere come si sta attrezzando l'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara con la direttrice scolastica Alessandra Di Pietro. State lavorando ormai da diversi giorni per la riapertura dell'anno scolastico. Il 14 di settembre dovrebbe suonare la prima campanella. Usiamo il condizionale perché ovviamente ci sono delle problematiche da risolvere, ma lei è ottimista? Sicuramente noi stiamo lavorando, e non semplicemente da poche settimane, ma direi proprio dalla fine degli esami di Stato, per la ripresa. Noi questa ripresa ci crediamo che sia un segno importante di normalizzazione del Paese, ma soprattutto un segno importante per i nostri ragazzi, perché la didattica a distanza è stata sicuramente un'opportunità importante, perché ha consentito di mantenere vivo il gruppo classe, il senso di appartenenza anche alla scuola. E quindi anche di continuare a fornire il nostro servizio di formazione, sia pure con modalità diverse, ma la formazione è essenzialmente formazione in presenza. E gli esami di Stato direi che sono stati veramente una prova generale di questa ripresa. E oggi però la sfida è molto più grande, perché noi abbiamo una comunità di 1200 ragazzi, abbiamo 280 fra docenti ed educatori, in quanto abbiamo anche un committo, e circa 100 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, cioè 100 ATA. E quindi quello che ci si chiede è veramente di rivoluzionare la nostra struttura organizzativa. Le nostre due linee guida sono riprendere la scuola in sicurezza, riprendere la scuola in presenza. In sicurezza significa garantire questo distanziamento, così come è previsto dai documenti e dalle norme, e noi lo stiamo facendo perché stiamo realizzando il layout di tutte le aule, individuando proprio gli spazi dei singoli banchi, gli spazi delle sedie, e quindi realizzando una nuova forma, una nuova struttura anche di classe. E lo stiamo facendo anche recuperando tutti gli spazi di cui disponiamo, quindi non esistono più aule docenti, non esistono alcuni spazi che noi utilizzavamo anche come momenti di organizzazione, momenti di riunione, ma tutto viene destinato alle aule e alle classi. E voi avete per esempio tanti studenti pendolari che arrivano da fuori Pescara, e da questo punto di vista dal 14 di settembre si potrebbe porre quest'altro problema proprio del trasporto, e anche in questo caso ci sono le difficoltà di assicurare il distanziamento. Eh sì, la ripresa della scuola chiaramente impatta fortemente sul trasporto, il trasporto pubblico sicuramente, e noi effettivamente abbiamo un grandissimo numero di ragazzi che vengono da fuori. Abbiamo già avuto in provincia vari contatti con la TUA, e noi però diamo il nostro contributo, perché qui per riaprire la scuola ci vuole la collaborazione di tutti. Il nostro contributo per quanto riguarda il discorso dei trasporti è uno scaglionamento di orari di ingresso e di uscita dei nostri ragazzi, quindi noi avremo classi che entreranno alle 8:15, classi che entreranno alla seconda e addirittura classi che entreranno alla terza ora, scaglionando così il numero dei ragazzi in movimento. E cosa accade nel malaugurato, facciamo tutti gli scongiuri possibili, caso in cui dovesse esserci un positivo a scuola? C'è un protocollo di sicurezza estremamente rigoroso che è stato predisposto proprio nei giorni scorsi, pochi giorni fa, dall'Istituto della Sanità, e che riguarda espressamente le situazioni in cui si verifichi una cosa del genere. Noi stiamo già predisponendo, alla luce di questo protocollo, nell'intera struttura, ma nei singoli plessi, delle aule che si definiscono di isolamento, dove laddove si verificano situazioni
di sintomatologia sospetta potranno essere momentaneamente condotti sia studenti che docenti. Poi saranno assistiti da personale con kit di emergenza, si provvederà subito a informare se si tratta di studenti le famiglie, sicché le famiglie possano venire a riprendere i figli, se si tratta di docenti si informeranno loro personalmente le famiglie e poi ci saranno i protocolli attivati dalle ASL. Comunque c'è un rigoroso protocollo di sicurezza che sarà applicato. Ultima chiamata per la fusione delle Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila. Il decreto legge agosto infatti ha fissato il termine perentorio al 14 ottobre, pena l'arrivo di un commissario. L'assessore regionale Mauro Febbo rimarca la necessità per il sistema camerale regionale di chiedere al più presto la fusione. Il 14 ottobre è il termine ultimo per concludere la fusione della Camera di Commercio di Teramo e L'Aquila e dare vita quindi alla Camera di Commercio del Gran Sasso. Il limite temporale è fissato dal decreto legge agosto varato dal governo, come ricorda l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, il quale parla di un inutile e costoso contenzioso che ha generato solo un grave ritardo al processo di organizzazione del nuovo sistema camerale delle due province. La Camera di Commercio teramana, dice ancora l'assessore, ha bloccato il processo in corso, revocando l'adesione alla nuova Camera di Commercio del Gran Sasso e successivamente presentando un ricorso al TAR contro l'atto di fusione della Regione. Nel mentre anche la sentenza della Corte Costituzionale ha espresso parere legittimo sull'intero impianto della riforma che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60. Oggi, rimarca Febbo, ad accelerare la riorganizzazione delle Camere di Commercio ci ha pensato il decreto legge agosto che attraverso l'articolo numero 61 ha imposto alle Camere di chiudere la pratica a metà ottobre, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del MISE, sentita la Regione, di un commissario straordinario. Pertanto, dice l'esponente della Giunta regionale, ci aspettiamo dai due enti camerali gli atti di indirizzo per la formazione del nuovo Consiglio camerale attraverso l'individuazione del numero dei seggi spettanti a ciascuno dei settori economici rappresentati per la nascita della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Come sottolineato in più occasioni, conclude l'assessore, il processo di fusione tra le due Camere, come peraltro già avvenuto tra quelle di Chieti e Pescara, rappresenta il rafforzamento del sistema camerale all'interno del processo economico istituzionale con numeri e posizioni che non possono essere ignorati. E si avvicinano le elezioni amministrative a Chieti con la presentazione questa mattina a Villa Frigeri della lista del Partito Democratico capeggiata dal candidato sindaco Diego Ferrara, che crede fermamente nella vittoria per il cambiamento. Segretario, una vittoria per il cambiamento, il Partito Democratico crede fermamente in Diego Ferrara, in questa lista che avete presentato questa mattina. Innanzitutto Diego Ferrara è una persona che nei mesi difficili del Covid ha combattuto con il camice, perché è un operatore della salute e quindi è una persona che parla a questi tempi in cui i cittadini giustamente hanno paura anche di questa fase che è molto delicata, appunto i dati dicono che può ritornare, sta ritornando. Stanno crescendo i contagiati, quindi avere una persona che è in grado di amministrare ma che è in grado anche di conoscere che cosa serve per difendere la salute dei cittadini è un bene molto prezioso e anche raro, e questo è un grande regalo che noi facciamo alla città di Chieti e che quindi vuole parlare a tutta Chieti. Il Partito Democratico è uno strumento di questa battaglia, ha messo in campo una lista di donne e uomini che conoscono la città, che vogliono rappresentare il nostro progetto, e questo che ho detto anche nella conferenza stampa, questo significa che saranno al nostro fianco le donne e gli uomini del governo nazionale. La presentazione ufficiale della lista apre ufficialmente questa parte finale della campagna elettorale. Diego Ferrara crede nella vittoria, una vittoria al primo turno per il cambiamento. Allora, io sono sempre sincero e diretto nelle mie dichiarazioni.
lotto per arrivare al ballottaggio. Se dovessimo vincere al primo turno, il che credo in questo momento molto improbabile, ben venga, ci mancherebbe altro, ma penso che arrivare al ballottaggio in questo momento sia l'obiettivo più razionale e più a portata di mano. Il pensare di poterci arrivare, quindi la fiducia di crescere nella città, sta montando, sta crescendo, ed io sento ogni giorno di più l'entusiasmo non solo dei candidati delle liste della coalizione che mi sostiene come candidatura, ma anche dei cittadini con i quali parlo tutti i giorni, e non solo dei miei pazienti che continuo a vedere tutti i giorni nel mio ambulatorio. C'è fermento, un fermento positivo, e sono ottimista. Adele Campanelli, dirigente del MIBACT ed ex direttore della Civitella di Chieti, abbraccia il progetto del candidato di centrodestra Fabrizio Di Stefano, che ribadisce nella bontà dei sondaggi che lo danno come favorito. In caso di vittoria, la Campanelli sarà assessore esterno alla cultura. Ho provato durante tutti questi mesi a allargare il più possibile la coalizione, sono riuscito fino a un certo punto, non completamente come avrei voluto. Oggi è chiaro che partiamo per andare a vincere il primo turno, ma se questo non dovesse essere colto al primo turno, noi continueremo il ballottaggio con la stessa formazione con cui abbiamo fatto il primo turno. Credo che comunque una ipotesi che almeno a seguito dei sondaggi non ci tocca, ma quello che intendo io è partire con una squadra che ci permetta di fare bella Chieti, e allora ho cercato di coinvolgere le persone che qualitativamente possono arricchire questo progetto, e oggi con orgoglio, con emozione e con gioia che annuncio che l'adesione al mio progetto di Adele Campanelli. Penso che a Chieti il nome sia ultra conosciuto, ma per chi non lo sapesse anche da fuori, è stata colei che ha diretto, anzi che si è inventata tutto il fenomeno della Civitella, dello stellario al museo archeologico. Tutto quello che, per cui ancora oggi viene ricordato, poi è andata via, ha fatto a ricoprire incarichi sempre più importanti, oggi è tornata a Chieti. Tutti sanno che io punto sul rilancio del turismo culturale a Chieti. Con questo elemento ho ancora più certezze che questo obiettivo potrà essere colto. Lei per tanti anni è stata la direttrice della Civitella di Chieti, la cultura di questa città al primo posto per il rilancio stesso di Chieti. Io l'avevo detto nel 2000 che era questa la strada da fare, credo che sia ancora questa la strada da fare. Allora erano prematuri i tempi, il Ministero non era così disponibile a raggiungere accordi con gli enti locali. Io fui la prima a fare un accordo con gli enti locali per costruire un museo, e allora, da allora in poi il Ministero ne ha fatti tantissimi. Adesso politicamente le condizioni ci sono per condividere la gestione del patrimonio e per fare del patrimonio veramente un volano per l'economia locale. È stato dato il via libera agli interventi di adeguamento sismico dell'Istituto Argoli di Tagliacozzo, l'importo dei lavori di 3,5 milioni di euro. Un intervento da circa 3,5 milioni di euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto Argoli di Tagliacozzo. Si tratta di inserire dissuasori sismici che saranno installati alla base delle fondamenta, dove è presente una camera d'aria che permetterà di lavorare in maniera non invasiva e senza sacrificare ambienti fruiti dalla scuola. Nell'ultima commissione edilizia scolastica della provincia con il presidente De Santis abbiamo concordato che nel bilancio triennale per l'Istituto Argoli questo finanziamento di 3 milioni 350 mila euro. E è un intervento mirato alla vulnerabilità sismica dell'edificio, lo porteremo a livello di massima sicurezza, quindi a 1.
e useremo quindi gli isolatori. È partita già l'avvio della progettazione e ci vorrà naturalmente del tempo per svolgere la fase amministrativa, ma nel 2022 questi 3.350 sono già nel fondo di riserva della provincia, per cui diciamo, il finanziamento è abbastanza certo. Nel frattempo gli alunni continueranno a frequentare l'istituto o saranno spostati momentaneamente? No, perché con gli isolatori praticamente ci lavoreranno mentre stanno dentro le aule. È un intervento non invasivo, sono dei molloni che si mettono dentro e si mettono sotto le colonne di cemento armato che sono più o meno di un metro, e praticamente questo intervento si può fare anche mentre i ragazzi sono a scuola. Poi come comune di Tagliacozzo abbiamo ancora un altro intervento da fare, il cappotto termico e la facciata dell'Argoli. È un finanziamento vecchio di circa 250.000 euro che risale ai tempi dell'amministrazione di Dino Rossi. La gara la fece l'amministrazione successiva di Testa e poi venne bloccata lì, l'abbiamo ripresa. La provincia ci ha messo ulteriori 70.000 euro perché i prezzi naturalmente non sono più congrui, e con l'occasione di questo cappotto si rinforzerà ancora più l'indice di vulnerabilità sismica. Adesso parliamo di sport, ovviamente partiamo dal calcio di Serie B, andiamo in casa Pescara perché tra i biancazzurri si guarda al prossimo torneo ovviamente, ma anche al rafforzamento della compagine societaria. Indiscrezioni porterebbero a Stefano Pessina, imprenditore pescarese a capo di un colosso mondiale nell'ambito farmaceutico. Mentre Massimo Oddo si avvicina a grandi passi alla panchina del Pescara, a livello societario, dopo le voci dei giorni scorsi, potrebbe esserci qualche novità. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, infatti, il presidente Daniele Sebastiani è al lavoro per rinforzare la società e in subordine cedere la maggioranza del pacchetto azionario. E indiscrezioni delle ultime ore portano al nome di Stefano Pessina, pescarese, ingegnere e imprenditore con cittadinanza monegasca. La sua ricchezza al 2019 è stata valutata dalla rivista Forbes per oltre 12 miliardi di dollari, cosa che lo rende il terzo uomo più ricco d'Italia e il 107° al mondo. Pessina, che lavora nel campo farmaceutico, vive fuori dal nostro paese da diversi anni, ma ha mantenuto forti contatti con la sua città di origine, ovvero Pescara. I prossimi giorni ci diranno se questa potrà essere una strada percorribile. Intanto sul mercato la società lavora su due fronti: sfoltire da una parte l'organico e dall'altra assicurare al nuovo allenatore 5-6 giocatori di spessore. In uscita Zappa, Scognamiglio e Drudi. Vincenzo Fiorillo è stato invece richiesto dal Verona. Il portiere del Pescara, legatissimo alla città e ai tifosi, vorrebbe restare in Abruzzo nonostante l'occasione di tornare però a giocare nel massimo campionato. Scendiamo in Serie C adesso, ovviamente andiamo in casa Teramo. Promette impegno, sacrificio e rispetto per la tifoseria il nuovo allenatore del Diavolo, Massimo Paci. Teramo che ha iniziato la preparazione precampionato in attesa di capire anche come si evolverà il mercato in entrata, ma soprattutto quello in uscita. Parto dall'entusiasmo che ho, la felicità che ho a stare qua a provare con tutto me stesso a costruire qualcosa, e quindi parto dall'entusiasmo. Credo molto nel potenziale di questa squadra. Quest'anno si riparte da zero, siamo noi che faremo questa nuova storia. Da calciatore ho giocato contro il Teramo quando ero a Pisa e ricordo il calore del pubblico, è difficile da dimenticare, e quindi porto nella mia memoria i tifosi. Per quanto riguarda il mio arrivo qua, è stato il direttore Sandro Federico a contattarmi e ci siamo trovati subito in sintonia su quello che era la squadra, su quello che erano i loro progetti. Credo molto nel direttore, credo molto nella sua professionalità, e quindi la nostra filosofia sposa. Ma sicuramente Marco Giampaolo è uno degli allenatori da cui ho preso probabilmente di più, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista morale. Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori,
Francesco Guidolin è stato un maestro per me, Ranieri è stato un maestro per me, anche Gasperini, Zeman, a prescindere dal modulo, a prescindere da qualsiasi cosa, sto qua per tirare fuori il meglio da ogni giocatore e per tirare fuori il meglio della squadra, e quindi capisci che se ragioni da calciatore hai la tua visione e non so se arrivi, insomma credo che bisogna avere una mentalità molto aperta e capire chi è davanti. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente non mancheremo mai di rispetto ai tifosi, perché so quanto sono importanti. Il mio sogno sarebbe creare un insieme, un tutt'uno tra noi e i tifosi, che possano essere loro da motore a noi, ma noi da motore a loro, in cui si possa creare un'alchimia tra noi e loro, questo sarebbe il mio sogno. Certo è che i risultati devono essere dalla nostra parte, perché poi posso essere l'oratore migliore al mondo, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi naturalmente con i risultati e con il rispetto che possiamo portare attraverso l'impegno, attraverso la competizione, attraverso tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali. Questa è una grande cosa a cui aspiro e cui lotterò con tutto me stesso insieme allo staff, ma quello non mancherà, l'impegno e il sacrificio che io posso dare insieme alla squadra non mancherà mai. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 23, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.